Ma intanto abbiamo dichiarato lo stato d'emergenza e la Toscana era stata avvertita di questo maltempo, del vento forte. Ora poi gli effetti sono stati davvero drammatici, nessuno poteva prevederli. Ci sono intere zone dove ci sono stati tetti divelti, alberi che sono stati abbattuti, caduti sulle auto, addirittura sulle case, sulle scuole. Le linee ferroviarie si sono interrotte, zone dove i capannoni più vecchi hanno subito danni, quindi anche zone industriali. Particolare anche mi viene fatto rilevare il vivaismo nella zona di Pistoia. Danni seri, e quindi noi stiamo facendo fronte, abbiamo dichiarato lo stato di emergenza sulla regione Toscana, su tutta la regione. Pensiamo che davvero non siamo abituati a chiedere, a pietire, ma che questa volta ci sia bisogno di un aiuto da parte del governo nazionale con cui sono già in contatto. Sacre le vittime.